Unitaria Respira Cattolica non è più se stessa, per altri versi potremmo dire. È il tentativo di rendere irrespirabile quest'area che ha reso possibile l'unità culturale e la capacità di incidere nella storia d'Europa e del mondo di noi italiani, diventa un'esigenza sempre più avvertita e forte in un momento in cui viene molto contraddetto. Come sono cambiati gli italiani cattolici in questi ultimi decenni? Più consapevolezza? Meno numerosi? Per certi versi meno numerosi, almeno stando a certe statistiche. Veniamo da una storia di rilevazioni che parlavano di un 95-96-97% di cattolici. Oggi le rilevazioni più ottimistiche parlano di 80-85% di persone che si dichiarano cattoliche e sono numeri importanti in Europa oggi. La realtà, io credo che ci sia, oltre a un arretramento legato ai processi di desertificazione, come li ha definiti Papa Benedetto, che caratterizzano le società secolarizzate dell'Occidente, non solo europeo, ci sia anche un recupero di consapevolezza. Lo considero uno dei frutti belli del Concilio. Ci sono delle minoranze che sono tali ma sono anche creative, come lo stesso Papa Benedetto ha spiegato in più occasioni. Non si può dire cattolici senza Chiesa, ma qual è il rapporto di oggi fra i cattolici e la Chiesa? Il rapporto tra i cattolici e la Chiesa è un rapporto, diciamo, che possiamo definire secondo due scale interpretative. Ce n'è una, quella dei mass media, dominante, che è segnata da un pregiudizio. Il cattolico che fa notizia, che buca il video, che va nelle pagine del giornale, è solo quello in dissenso dalla propria Chiesa. Quello che fa rumore perché non è d'accordo su qualcosa. Meglio ancora se su tutto. Cioè un cattolico che non è più tale. E poi c'è una realtà viva, radicata, tenace, vivace, anche parzialmente conflittuale, ma profondamente connessa, interconnessa con le realtà ecclesiali accoglienti che ci sono nel nostro paese. È una realtà che io reputo sia una delle grandi risorse di questo nostro paese, un'energia potente che è anche il tempo di spendere nell'interesse comune. Un'ultima domanda, una delle rubriche più seguite di Avvenire è Lettere al Direttore, in cui tocca dei temi importanti e delicati e lo fa direttamente rivolgendosi ai lettori. È anche una scelta? Beh, diciamo che è sempre stata una tradizione di Avvenire quella di mantenere un filo diretto di dialogo con quella parte così importante dell'avventura del Giornale Nazionale dei Cattolici, che è il suo lettorato. Quelli che ci leggono sono la nostra forza, quelli che garantiscono la nostra libertà. A me piace molto questa dimensione del dialogo con i lettori perché aiuta noi giornalisti, che abbiamo il rischio di guardare soltanto ai palazzi con i quali interloquiamo e ai quali spesso finiamo per rivolgerci, invece tenerci invece con i piedi per terra. A me mi aiuta molto a sentire meglio quello che vive la gente vera, la gente semplice, che poi tanto semplice non è, tant'è che molte delle pagine del primo piano che realizza Avvenire nascono da provocazioni, idee, suggerimenti, casi segnalati proprio dai nostri lettori. Per me è un qualcosa di vitale, diciamo così.